Ma ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Oggi abbiamo l'onore incredibile di ospitare David, studente di dropshipping digitale. Ciao David, come stai? Ciao Marco, tutto bene, grazie. Grande David. Ciao ragazzi. Allora, oggi David è qui per lasciare una video testimonianza su quello che è il nostro percorso formativo, dropshipping digitale. David, ti chiedo innanzitutto come è partito tutto, come mai sei entrato in dropshipping digitale, qual è un po' la tua storia breve, e poi andiamo a parlare invece dei risultati che hai ottenuto, di come sta andando adesso, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Ottimo, allora io sono iniziato dropshipping digitale ad agosto 2020, Ok, quindi però in realtà, quasi agli albori di esatto, dropshipping. uno dei primi, però il percorso, cioè il percorso verso l'imprenditoria, se così lo vogliamo chiamare, o comunque verso un po', diciamo, il distacco dal classico lavoro, ho iniziato 3 annetti fa, quindi appena ho finito scuola. Ho fatto delle esperienze prima di iniziare il drop, ovvero ho iniziato il mio primo business, tra virgolette business, perché poi ho tratto le mie conclusioni e diciamo, vabbè, ho iniziato con network marketing, tante persone, tanti ragazzi con cui mi sono confrontato, ho iniziato con questa attività e ho fatto un annetto di network, quindi lavoravo in officina. Un lavoro che veramente non mi si addice, non mi piace per niente, non mi piaceva perché ora non lavoro più. E nel frattempo, quindi terminavo di lavorare alle 4, mi facevo una doccia e andavo a fare gli appuntamenti fino alla sera. E dopo un anno di attività così ho tratto le mie conclusioni, diciamo, pochi risultati, scarsi risultati, però non ho fatto una scelta dipendente solo al risultato in sé, bensì anche all'attività del network marketing, che a me personalmente non è piaciuta. Poi ci sono persone che guadagnano, hanno avuto successo, ben venga per Beh, loro. sicuramente, certo. Assolutamente. Quindi poi è arrivata estate e ho mollato completamente, quindi ho chiuso ogni tipo di collaborazione. Lavoravo in officina, quindi ero ancora dipendente. Non sapevo cosa fare, avevo sentito parlare del drop, però non avevo mai approfondito e neanche in quell'estate lì ho approfondito perché molti forse ne hanno sentito parlare e è scoppiato il boom della vendita telefonica. Magari tante persone hanno anche iniziato questo percorso. Ho comprato un corso e poi un altro corso, secondo me il corso top che c'era sul mercato. Ho fatto molto studio, un po' di gavetta, le prime telefonate. Sta di fatto che mi ha dato anche le prime soddisfazioni, quindi portavo a casa un stipendio, dai, un Uno po' stipendio, di. ok, top, ci sta. Ci siamo fermati lì. E poi hai scoperto Drop Digital. Esatto, la faccio breve. Sta di fatto che ho fatto un anno di vendita telefonica che mi ha permesso di licenziarmi. Quindi avevo uno stipendio, avevo un cuscinetto da parte, mi sono licenziato. E poi anche qui un po' di criticità ci sono. Vabbè, ogni business c'è il suo pro e c'è i suoi contro. Ad agosto, quindi l'8 agosto, il mio compleanno, ho detto vabbè, mi faccio un regalo. Ti avevo scoperto un mesetto prima, ho guardato tutti i video su YouTube e ho Come comprato Drop Digitale. ti sei trovato? Cosa hai visto quando sei entrato in Drop Digitale? Ti è piaciuto il percorso? Sì, allora, sinceramente ho guardato e riguardato tutti i tuoi video perché conoscevo il Drop, il modello di business a grandi linee, non l'avevo mai fatto prima. E non conoscevo il Drop Digitale, quindi la vendita di prodotti digitali. Per molti, cioè li capisco prima di entrare, perché se non si entra un po' nella mentalità del prodotto digitale, sì, ce ne sono tantissimi, però anche tu mi confermi che non è così facile da, cioè non è che non è facile da trovare, però devi entrare nella mentalità, cioè devi capire come funziona. Ho capito il Poi, meccanismo, va capito il meccanismo. esatto. E Assolutamente. quindi inizialmente ho studiato tanto, cioè lo studio, ragazzi, si rivela sempre l'arma vincente. Assolutamente. Ecco. E Assolutamente. quindi ho fatto i primi test, fallimentari ovviamente. Non so se ti ricordi i primi prodotti. I primi store, sì, mi ricordo, e poi venivi in consulenza, anche si guardavano insieme, eccetera, eccetera. E adesso, David, come sta andando invece? A distanza di, insomma, dopo svariati studi, aggiornamenti, consulenze, eccetera, eccetera, come stanno andando gli studi?
Sì, adesso è passato un anno, quindi siamo a agosto, fine agosto, adesso metà agosto circa. È passato un anno, le cose stanno andando bene, quindi sono soddisfatto, siamo qui a fare questa videotestimonianza, anche perché l'obiettivo che magari si prefiggono in molti inizialmente sono i 10K netti mensili, che è veramente un obiettivo importante, quantomeno per me è un obiettivo importante. E quindi questo mese sono in traiettoria, diciamo, ci arriviamo. Quindi Perfetto. veramente una grande soddisfazione. L'altro mese ci sono andato, tra virgolette, vicino, poi tra tasse una cosa e l'altra. Quanto hai fatto di fatturato lo scorso mese? Lo Sì. Mi scorso mese ho inviato anche lo screen sul Discord. Sono sembra intorno ai arrivato 17.000 euro. a, esatto, con un 50%. Con un 50% netto, quindi 8.500 euro netti. Questo mese però mi hai detto che stai facendo anche un K-day a volte di netto. Sono da 12, dal 12 è stabile sul K-Day 1200, 1300, 1400, Con una quindi innanzitutto spesa ads di 400 euro. quindi 1.000 euro netti al giorno. Tanta roba. Sì. Tanta roba. Capisco l'emozione, le sensazioni, perché mi ricordo anch'io quando, secondo me, il K-day netto per me era proprio il primo vero obiettivo, esempio, e quando lo raggiunsi era proprio wow, guarda, mi vengono i brividi se ci ripenso, perché sono sensazioni belle. Che magari uno all'inizio non ci crede, non capisce come sia possibile arrivare a guadagnare certe cifre con un computer e basta, essenzialmente, però effettivamente lo hai visto, l'hai constatato che è assolutamente possibile. È assolutamente così, cioè il mondo è cambiato in continuo cambiamento e magari per tante persone ancora difficile da capire perché sono ancora con la mentalità del lavorare magari 40 ore a settimana e guadagnare i 1200 euro al mese, che non ci sputiamo sopra, però le opportunità adesso sono veramente tante e quando prima guadagnavi 1200 euro al mese lavorando 40 ore in officina e adesso ne guadagni 1000 in un giorno, magari per più giorni, diciamo che gli sforzi sono stati ripagati. Certamente, certamente sì. Allora andiamo a vedere, se no poi tante gente magari pensa, no, ma ok, facciamo vedere con insomma, la registrazione dello schermo, la condivisione dello schermo in tempo reale, quelli che sono questi risultati, dai, così motiviamo Rititubanti. anche le altre persone a questo modello di business. Ok, allora partiamo da Shopee, direi. Condividiamo. Eccolo qua. Allora, oggi, allora, a parte che sono le 11:18 di mattina, vedo sei già a 760 dollari, quindi Sfondiamo il K. Aggiorniamo, ottimo, ottimo, sempre ottimo. per i Vediamo perché titubanti. bravo. Ok, allora, come dicevo prima, agosto 2022, dall'1 al 22, allora questo store qui l'ho lanciato il 30, quindi vediamo, magari metto il 25 così vedono che prima non c'era niente, Ok. qui non ci sono vendite, l'ho lanciato il 30 luglio, ho Vedi fatto. anche questo grafico che è in crescendo, vuol dire che stai lavorando molto molto bene anche a livello di advertising. Comunque l'importante è sempre quello, no? C'è una certa stabilità e comunque in crescita, quindi ottimo. E comunque siamo a 19.300 dollari, assolutamente top. E guardiamo anche quella che è stata magari la spesa in ads in questo periodo di tempo, se vuoi. Ce l'ho. Selezioniamo sempre le date. Oggi abbiamo detto 7,50, 194 euro spesi per il Quindi sei momento. già all'11 di mattina sui 500 dollari netti circa. Esatto. Allora andiamo qui, così facciamo bene. Vediamo 1 agosto, 22 agosto, sono 19.100. E qui ci facciamo un 1 agosto, 22 agosto, sono 6.645 euro. 13.000 circa, fai 12, dai, arrotondiamo per difetto, 12.000 netti. Al 22 agosto, dal primo al 22 agosto, assolutamente un ottimo, ottimo, ottimo risultato. Bravo Davide, assolutamente bravo. Sono contentissimo per te, perché comunque Grazie sei veramente uno degli studenti che ha lavorato tanto, ha studiato tanto, è venuto in consulenza, si è dato tanto da fare. Poi i risultati arrivano inevitabilmente. Faccio le ultime due domande e poi insomma ci lasciamo, anche perché
ora c'è il, è il momento di scalare forte, perché non bisogna accontentarsi assolutamente, bisogna spingere. Assolutamente. A livello di supporto per quanto riguarda il percorso formativo con me e i coach, come, come ti sei trovato bene? Accetto anche ogni tipo di critica, perché mi serve a me per migliorare, quindi stai, devi essere del tutto sincero, onesto e trasparente, mi raccomando. Ok, allora io sono partito quando appunto non c'era ancora il Discord, quindi ora il Discord sembra veramente creato ad hoc per drop digitale o comunque, cioè per chi lo sfrutta come drop digitale, ma comunque per i percorsi formativi perché è il top. Sì, utilizzavamo Telegram e mi ha aiutato tantissimo perché inizialmente, torno a ripetere, io sono partito che Facebook non lo conoscevo lato advertising. Questo significa che anche una semplice duplicazione, un semplice cambiamento di creative, magari chi è già avanzato, questi problemi qui neanche non se li ricorda ed è assolutamente normale, ma chi all'inizio sa esattamente di cosa sto parlando. Quindi anche quando devi cambiare una creative, tutte queste cose qui basilari, inizialmente hai il dubbio e avere delle persone che lo fanno giornalmente da 3-4 anni che ti rispondono, tu inizialmente tutti i coach che poi si sono aggregati successivamente, esatto, è eccezionale. Cioè io con il supporto di Drop Digitale mi sono trovato veramente da Dio, da Dio. Infatti ora, quando è possibile, io cerco sempre di rispondere ai ragazzi che sono, che magari fanno domande, se ho la certezza, perché è giusto così. Cioè ricevi, ma devi anche dare. Fa la differenza, no? Il supporto secondo me fa tutto. E poi ti chiedo un'altra cosa che sicuramente anticipo una delle domande che sicuramente fanno in tante persone, quindi rispondiamo. Per esempio, nell'ultimo store abbiamo visto e fatto attualmente sei sui 12.000 netti nel primo mese di lancio. Qual è stato il costo totale per lanciare il tutto? Cioè, qual è stato l'investimento per avviare uno store di questo tipo, essendo appunto un prodotto digitale? Allora, io vi dico questa cosa. Inizialmente cerco di partire più snello possibile. Cosa significa? Non faccio un grande investimento inizialmente a livello di prodotto. Non è necessario la maggior parte delle volte. Però apro questa parentesi, anzi lo darò dopo questo consiglio che mi sento di darlo, quindi cerco di partire snello. Non so se è bello da dire, però magari qualità un po' più bassa, non sto dicendo di vendere un prodotto cheap, cioè troppo cheap, troppo scarso. Entry level, io li chiamo prodotti entry level. Entry level, ok, benissimo. Testarlo sul mercato. Questo test comporta una spesa del prodotto di 30, 40, 50 euro per il prodotto inizialmente. Poi ovviamente l'investimento in ads. Non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, assolutamente. Ok. E poi volevo dire che personalmente quando si trova il prodotto vincente è bene alzare un po' la barriera d'entrata. Quindi ci sono magari tantissime persone che continuano a vendere lo stesso prodotto, cioè la stessa qualità, però è troppo facilmente copiabile. Come qualsiasi tipologia di prodotto, cioè se non c'è un brand, se non c'è un marchio, è normale ed è giusto così, cioè funziona il commercio in questo modo e deve funzionare così. E quindi io consiglio di alzare la barriera d'entrata sia a livello percettivo da parte del cliente, sia a livello reale, quindi la qualità del prodotto. Ecco perché prima ho detto che parto con un prodotto entry level, basico, però poi con l'idea di fare un reinvestimento e avere un bel prodotto in modo tale da ricevere recensioni e tutto quello che comporta vendere un prodotto di qualità. Yes. Quindi questa è la mia strategia. Per chi inizia, potete iniziare con un investimento minimo, 50-100 euro. Sì, assolutamente. Sono completamente d'accordo. E è uno dei tanti benefici, no, dei prodotti digitali rispetto agli altri business online, dove gli investimenti solitamente sono ben più alti. Proprio per partire, no? Per avviare la macchina, per avviare il tutto. Benissimo, benissimo. Grazie mille, David, per questa testimonianza. Ti ringrazio di cuore. Vuoi aggiungere qualcosa? O... Direi che ci siamo. Ci siamo. Grazie mille a tutti, ragazzi. Mi raccomando, trovate tutti i link in descrizione. Insomma, dipende dalla piattaforma in cui siete. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao, David. Ciao. Ciao, ciao, ciao.